Sono Laura Bugno e per il progetto Raccontami di lei dell'Università di Padova vorrei leggervi l'incipit del mio racconto La Via del Fuoco, tratto dall'antologia Musa e Getta che la casa editrice Ponte alle Grazie manda in libreria proprio in questi giorni. Musa e Getta parla di 16 donne indimenticabili ma a volte dimenticate ed è un progetto delle curatrici Arianna Ninchi e Silvia Siravo destinato anche poi a essere portato quando sarà possibile sul palcoscenico. 16 scrittrici raccontano 16 muse, 16 donne che hanno avuto a che fare con uomini di successo nel loro tempo e che non sempre sono state gettate, non sempre sono state dimenticate, però a volte hanno dovuto lottare per imporsi, per arrivare al proprio destino. Una di queste donne è Sabina Spirrein, che è stata una delle pioniere delle psicanalisi, prima paziente, poi allieva amante di Jung, successivamente amica, confidente e collega di Freud, una donna che quindi ha dialogato e si è posta come pari rispetto alle più grandi menti della psicanalisi, ha dialogato con loro come una delle menti che contribuivano a creare la disciplina allora nascente della psicanalisi e ha saputo attraverso l'amore, attraverso la cura della parola, attraverso soprattutto il pensiero, la ricerca di un proprio pensiero originale, creare un proprio destino. Quindi non si è fermata al 2, ma diciamo che è arrivata all'1, non si è fermata alla relazione, ma attraverso la relazione ha cercato il sé. Il mio racconto si intitola La Via del Fuoco e vi leggo l'inizio. Siamo in uno spazio che ci sembra un teatro, ma come ci sembrano le cose dei sogni. Tutto è buio, con delle piccole luci in fondo. Vediamo appena, ma poco a poco i nostri occhi si abituano, cominciamo a scorgere qualcosa. Il buio, la situazione inconsueta, dovrebbero darci affanno, angoscia, e invece. Intravediamo una scena, forse un palcoscenico, ma subito dopo ci sembra che sotto i nostri piedi la terra sia terra battuta. Una figura viene avanti, verso di noi. È una ragazza, ci fa segno di avvicinarci, sembra che voglia sfiorarci la mano. È così giovane, avrà non più di 19 anni. Ubbidiamo, sentiamo la sua voce, chiudiamo gli occhi. Lei ci invita a sederci, a rannicchiarci accanto a lei, accanto alle piccole luci, e dice: pensa ora a una stanza completamente chiusa, senza finestre, nel mezzo di una grande casa. Così era la stanza d'analisi di Sabina Spirrein a Rostov sul Don, in Russia, nella casa in cui visse e lavorò nel 1924. È ancora possibile vedere la casa e quindi la stanza. Perché Sabina ha scelto proprio quella stanza? Cosa cercava Sabina? E quindi la vera domanda è: chi era? Un luogo dove è possibile chiudersi completamente, dove è possibile perdersi, dove è possibile curare? Scrive di lei Colin Covington. Durante questo periodo della sua vita, la Spirrein fu descritta dai parenti come una figura solitaria, intensa, seria, che lavorava molte ore, puritana nel vestire, solita indossare vestiti vecchi e anche logori, così da non dover spendere soldi per sé. L'ultima notizia di lei risale all'estate del 1942, quando fu vista con le sue due figlie in una colonna di ebrei intruppati dai nazisti verso la foresta di Zemlinsky. Sabina ha 57 anni. Muore la morte di milioni di altri, di infiniti altri. Muore quella che è sempre stata, nella stanza chiusa all'interno di sé, una mistica. Qualcuno che cerca la via del fuoco, l'amore di Dio. Mentre sentiamo queste parole, un'altra figura femminile avanza dal fondo e viene verso di noi. Si siede per terra accanto alla ragazza che abbiamo già visto, quella che ci sta parlando. È una donna anziana, eppure lei e la ragazza si somigliano, hanno i capelli lunghi, lunghissimi, il volto troppo distante e in ombra perché possiamo vederli. Sono un doppio uno specchio. La donna e la ragazza si prendono per mano anche noi, formiamo un cerchio. Percepiamo nello spazio teatro la presenza di altre persone, spettatori, dietro di noi, intorno a noi. Sogniamo che questo non sia un teatro, ma un cerchio di corpi intorno a un fuoco, a un giro di luci LED che illumina e non brucia, a un fuoco che brucia. Nel 1977, a Ginevra, un fascio di lettere di Sabina Spirrein, Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, viene ritrovato nei sotterranei del Palais Wilson, che era stato la sede dell'Istituto di Psicologia.
A questo ritrovamento ne seguiranno altri, di altri documenti, in particolare del fondo Édouard Claparède. È l'apparizione di Sabina Spyrrhein. Prima, quindi, Sabina era scomparsa. Diventata una nota a piè di pagina nei manuali, nei libri di storia della psicanalisi. Il caso difficile di cui Carl Jung scrive a Sigmund Freud, dicendogli che sta applicando il suo nuovo metodo. Ci si dovrà quindi chiedere se la scomparsa faccia necessariamente di lei, di noi, una vittima, se non renda invece più liberi o anche solo liberi. Scrive Nicole Cresroso: coloro che scoprirono Sabina la inventarono anche, e da allora abbiamo continuato a farlo. Scomparire nello spazio della Russia nel tempo della storia, scomparire da cosa, per fare cosa? Portare la psicanalisi in Russia, creare un asilo, l'asilo bianco. Un luogo di educazione e di istruzione nuovo per bambini come la bambina che era stata. L'asilo bianco fu chiuso da Stalin. Sabina Spyrrhein fu uccisa dai nazisti con le sue due figlie. Conosciamo la storia. Continuiamo a sorprenderci di queste morti atroci. Pensiamo ora indietro, verso l'apparizione.